Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con la guerra tra Ucraina e Russia arrivata al 100° giorno. Il presidente Zelensky ha dichiarato che il 20% del territorio è in mano ai russi. Ora l'offensiva è sempre più concentrata nel Donbass. Mosca risponde: più armi a Kiev, più sofferenza per il popolo ucraino. L'Unione Europea approva le nuove sanzioni. È stato adottato dalla riunione degli ambasciatori dell'Unione Europea il 6° pacchetto delle sanzioni alla Russia, che prevede l'embargo graduale al petrolio. Dalla lista dei sanzionati esce il patriarca della Chiesa Ortodossa Kirill, come chiesto dall'Ungheria. Per i 007 americani, Putin sta curando un male, sembra sia malato di cancro. La NATO conferma: prepariamoci a una guerra lunga. Lo Stato di New York ha approvato un pacchetto di restrizioni sulle leggi per l'acquisto delle armi. Sale da 18 a 21 l'età minima per l'acquisto di armi semiautomatiche, come quelle usate per le recenti stragi in Texas e Buffalo, che hanno provocato 31 morti. Il presidente Biden dice: sulle armi dobbiamo fare qualcosa. In America sono la prima causa di morte dei bambini. Come sapete, c'è stata una sparatoria in Iowa. 3 persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco in un parcheggio fuori da una chiesa di Ames. Uno dei 3 morti sarebbe l'aggressore. Festa per i 70 anni del regno di Elisabetta II, circa 700 gli eventi, ma oggi per malessere non parteciperà alla consueta messa. Spagna, un italiano di 35 anni è morto a Palma di Mallorca dopo essere stato investito da un'auto della polizia locale. L'uomo aveva appena finito il turno di lavoro in un ristorante poco distante dal luogo dell'incidente e stava passeggiando con altri 2 colleghi stranieri, anche loro rimasti feriti. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.